la sensazione è che il calciomercato del Cagliari subirà un'improvvisa accelerata nel corso dei prossimi giorni. Il club rossoblù è pronto ad accelerare le operazioni per il ritorno di Gaetano in Sardegna, occhio anche al nuovo attaccante. Gaetano si avvicina a grandi passi al ritorno al Cagliari. Il centrocampista del Napoli potrebbe ricevere il via libera definitivo già nei prossimi giorni, ma restano da limare ancora diversi dettagli tra il club sardo e i partenopei. Gaetano, dal canto suo, è stato molto chiaro: se lascerà il Napoli sarà solamente per vestire la maglia del Cagliari. No secco al Parma è situazione da monitorare attentamente. Come detto, la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni, considerando, soprattutto, l'imminente sirena finale del calciomercato. Cresce la fiducia in casa rossoblù per la definitiva fumata bianca della trattativa. Attenzione, però, anche alla situazione centravanti. Qualora il Cagliari dovesse decidere di dire addio alla Padulla, quest'ultimo corteggiato dal Pisa di Pippo Inzaghi, gli isolani potrebbero fiondarsi su un nuovo attaccante. Occhi puntati su Khedira, il quale avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento in Sardegna. L'attaccante del Napoli, però, piace particolarmente anche al Parma, mentre restano più complicate le soluzioni Udinese ed Empoli, sulle quali non trapela alcun tipo di riscontro. Anche in questo caso, sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Calciomercato Cagliari, Gaetano, Khedira e ultime novità. Il Cagliari prepara il doppio affondo sul mercato, con occhi vigili anche sul capitolo cessioni. La sensazione è che la Padula potrebbe accettare la proposta del Pisa, abbracciare un nuovo percorso in Serie B e cercare la storica promozione in Serie A, con il club toscano. Un progetto affascinante che potrebbe fare breccia nel cuore dell'attaccante peruviano. Situazione da monitorare con estrema attenzione, ma non è escluso che il Cagliari decida di trattenere il giocatore in Sardegna, soprattutto se l'affare Khedira dovesse rivelarsi decisamente complicato. Per quel che riguarda Yankto e Mekoumbu, invece, non arriva nessun tipo di conferma sul loro possibile addio. L'ex Sampdoria piace a diversi club, ma Nicola punterà su di lui per completare la rosa. Mekoumbu, invece, dopo un timido interessamento dell'Atalanta, dovrebbe restare in Sardegna e giocarsi le sue carte per un posto da titolare in mezzo al campo,